Amici di fvgsportchannel.com, ben ritrovati, siamo al Palasport Benedetti di Udine per la finalissima della Basketball Summer League, trofeo Molent, il Balletalgei di Massimo più bello in campo, la Pallacanestro Trieste maglia rossa contro la Moncada Fortitudo Agrigento in maglia bianca. Bisogna essere assolutamente o super tifosi ammalati delle proprie squadre per essere davanti al teleschermi, davanti al PC o davanti ai vostri tablet per seguire questa partita, oppure dei folli, oppure avere un alto senso del dovere che ci impone di essere qui a commentare questa partita. Mentre si sta giocando, sta per iniziare la prima partita della nazionale italiana agli europei in quel di Berlino. Magari se qualcuno di voi ci scrive su Twitter il risultato, l'andamento della partita degli azzurri, riusciamo anche a dare qualche aggiornamento in diretta al nostro profilo Twitter @fvgsportchannel. Partita che intanto è iniziata. Ha sprombattuto in Trieste, maglia rossa in attacco con Peccile, Zakariev, Landi, Bossi e il numero 11, l'americano Jordan Parks. Mentre la Fortitudo Agrigento è sul parquet con il numero 12, Chiara Stella, il numero 43, Etherton, il numero 13, De Laurentiis, il numero 7, Evangelisti, completa il quintetto siciliano. Il giocatore che in questo momento non sono in grado di capire, ah eccolo, sì, è l'americano, sì, ce l'avamo. Infatti non aveva il numero, Kelvin Tyron Martin, e non ha il numero sulla non ha il numero sulla schiena, per cui non riuscivo a capire, forse sì, è Martin, eccolo là. Gli allenatori sono Franco Ciani per parte agrigentina e Eugenio Dalmasson per parte triestina. Bossi, 3-2 il punteggio, 3 per Trieste, 2 per Agrigento. Siamo ovviamente in diretta streaming, quindi saluto tutti quelli che ci stanno seguendo qui da Udine, dove sta impazzando un temporale fortissimo, anche grandine fuori dal Palasport. In campo invece confidiamo che le squadre ci regalino una grandinata di punti, quantomeno di spettacolo. Sono ancora in preparazione entrambe le formazioni, sono in rodaggio in vista di un campionato che inizierà tra un paio di settimane, anzi qualcosa di più. In attacco ancora Agrigento con la bella azione che porta al tiro Chiara Stella, tiro in rovesciata sbagliato, può ripartire in transizione offensiva la Pallacanestro Trieste. Bossi non ha opposizione, va di palleggio questo tiro, tira una sassata che scheggia il tabellone del Palasport. Dall'altra parte Agrigento non sfrutta l'opportunità in sovrannumero e Trieste si ritrova con una rimessa in zona d'attacco. Qui adesso Martin frana addosso a Peccile. Cheers!
Pecile realizza i tiri liberi, Trieste 6, Agrigento 2, difesa individuale per i giuliani, che adesso recuperano un altro pallone con il buon lavoro di Zakariev, che poi si muove in contropiede, va di costo a costo e va a depositare il layup del 8-2. Fallo di Bossi ai danni di Evangelisti. Martin tacca il canestro, non va a buon fine la sua iniziativa. Sono due formazioni che militano nella stessa categoria. Non si intendono Bossi e Landi, allora si scatena in contropiede Agrigento con il fallo subito da Scott Etherton. Fallo di Bossi. Primo fallo per Bossi. Due tiri liberi per James Scott Etherton. Due su due per il giocatore col numero 43 e Bossi può impostare una nuova azione offensiva con il doppio post alto. Parks, Landi di potenza, Landi prova ad arrivare al ferro, subisce il fallo dello stesso Etherton, e fallo subito in fase di palleggio e quindi rimessa in zona d'attacco per la pallacanestro Trieste. Ora Landi prova la stessa azione di prima e Etherton come prima lo stoppa, stavolta senza fallo. Deve andare al tiro Trieste, lo fa Bossi allo scadere del 24esimo secondo, poco manca che segni. Il balzo per Agrigento. Pecile, Franco bollato al bomber Evangelisti, step back di Evangelisti che cerca spazio per scoccare la tripla. 3 punti per il numero 7. Poi nessuno va a chiudere su Jordan Parks, che si esibisce in un balzo felino verso il canestro a schiacciare il più 3 per Trieste. Martin, Etherton attende dal lato debole l'arrivo di Saccaggi, che va a depositare a canestro. Zakariev, Bossi sul velo di Landi che ribalta al lato, Pecile vuole attaccare il canestro, la palla in qualche modo arriva al ferro, poi lottano i due americani, alla meglio Martin che fa ripartire la transizione offensiva della Moncada Agrigento, non gestita granché bene da Saccaggi. Sempre Bossi, Zakariev a rimorchio, corsia centrale, tiro delicato come una piuma per il più 3 triestino, 12-9. Bel canestro per Saccaggi che recupera l'assist di Chiara Stella e deposita in reverse. 2 punti, adesso Landi liberato al tiro da una bella azione di Bossi che attira la difesa, scarica oltre l'arco dei 6,75. Aris Landi piazza il triplone del più 4. Martin a tutto campo, la difesa su di lui di Zakariev. Saccaggi prova un qualcosa di molto complicato. Resta in possesso
della Moncada il possesso, mentre Dalmasson si richiama in panchina Bossi, manda in campo Roberto Prandin col numero 7. Sempre duello Pecile Evangelisti, mentre Chiara Stella sbaglia il fadeaway. Zakariev si coordina adesso a un tempo. Evangelisti in transizione, rientra bene la difesa triestina impedendogli di arrivare al canestro. Allora si gioca contro la difesa schierata per Agrigento. In qualche modo la palla, anzi no, non arriva a Chiara Stella, si scatena in contropiede Trieste, sbaglia Prandin, ma a rimbalzo schiaccia in tapping Jordan Parks e a 2.55 al termine del primo periodo Franco Ciani chiama time out sul punteggio di Trieste 17, Agrigento 11. .55 al termine del primo periodo, Trieste difesa 17, Agrigento in attacco 11, Trieste maglia rossa, Agrigento maglia bianca. Primo quarto della finalissima della Basketball Summer League, trofeo Molent, in quel del Palasport Manlio Benedetti a Udine. In difesa il fallo di Landi ai danni di Hitterton. Nel frattempo, grazie degli aggiornamenti che ci arrivano anche via WhatsApp, il quintetto base dell'Italia è formato da Gentile, Cinciarini, Bellinelli, Gallinari e Cusin, mentre sul parquet del Palabenedetti Evangelisti realizza altri due punti che tengono a contatto la Moncada Agrigento. Cecile si libera il tiro, sbaglia, rimbalzo a quote siderali da parte di Martin, poi fa viaggiare il pallone, viene stoppato Hitterton, resta in zona d'attacco la Moncada Agrigento. Con lo stesso Hitterton che va a realizzare il meno 2 per i suoi, 17-15, ultimi due minuti del primo periodo. Pax arriva al ferro, ma c'è l'opposizione efficace da parte di Martin. Evangelisti dall'altra parte, figurarsi se sbaglia. Altra tripla per il bomber siciliano. Zakariev contro Evangelisti, palla arriva in qualche modo a Parks che commette infrazione di passo in partenza, infatti protesta Franco Ciani, Parks comunque sbaglia e adesso l'inerzia è tutta dalla parte della Moncada. Martin all'angolo, tre punti del sorpasso siciliano. Pecile, su di lui il fallo di Chiara Stella, ultimo minuto di questo primo quarto. Giusto fare i complimenti anche ai tifosi di Agrigento che si sono sobbarcati il viaggio lungo risalendo tutta la penisola per arrivare fino qui a Udine a tifare per la Moncada. Rumorosi, chiassosi e simpatici tifosi della Fortitudo.
due tiri liberi per Scott Etherton. Eccolo qui l'altro aggiornamento. Siamo sotto di 2 a Berlino contro la Turchia. Dopo 2 minuti, 7-5 per i turchi. Plandin non può andare fino in fondo Trieste. Ci sarà un altro possesso dopo questa ripla di Zakariev, che tiene a contatto Trieste su Agrigento. 6 secondi alla scadere del primo quarto. Si apre come il Mar Rosso davanti a Mosè la difesa triestina, e Saccaggi indisturbato va a depositare il canestro che fissa il 23-20 di fine primo quarto. Secondo quarto al Palasport Benedetti, e la finale del Basketball Summer League, trofeo Molent. In campo Trieste maglia rossa, Agrigento maglia bianca, più 3 Agrigento dopo i primi 10 minuti. Secondo quarto che si apre con l'errore di Martin, un semigancio dal centro area. Bossi, Landi, Zakariev si coordina, trova Bossi sotto canestro. Gran passaggio di Zakariev, Bossi al posto giusto nel momento giusto. 2 punti per il numero 8 triestino. Tabelline individuali nel primo periodo: Martin 3, Evangelisti 8 con il 100% al tiro, Saccaggi 6, Etherton 6 per Trieste. Pecile 3, Parks 4. Mentre Saccaggi va a iscriversi al referto, va a realizzare il suo 9° punto personale. Dicevamo, Pecile 3, Parks 4, Zakariev 7, Landi 6 e Bossi 2 con i primi punti del secondo quarto. Altro errore, ma Agrigento resta in attacco. Ancora Saccaggi, ancora da 3, sempre da quella mattonella, stavolta sbaglia. Bossi riparte di gran carriera. Zakariev sotto canestro. Pecile da 3 punti, lasciato indisturbato di scoccare la Berta, e Sunshine Pecile riporta avanti Trieste 27-26, 8 minuti al termine del secondo periodo. Qui c'è il fallo subito da parte di Etherton, è commesso da Pipitone. Per Vincenzo Pipitone si tratta del secondo fallo. Cambi per Dalmasson, che spedisce su parquet il numero 9 Baldasso al posto di Pecile. Mentre Etherton sbaglia il primo tiro libero, ne ha a disposizione un altro. Quintetti su parquet, Trieste in campo con Baldasso, Bossi, Pipitone, Zakariev e Landi, mentre Agrigento in campo con Martin Etherton, il numero 19 Vittorio Visentin e il numero 13 Saccaggi e il numero 15 Francesco Morciano. Pipitone ha un problema alla mano destra, ha una possibile, cioè no, una microfrattura che comunque non gli impedisce di stare in campo. Landi di tabella da centro area tiene avanti Trieste 29-27. Altro recupero triestino con Bossi, che arriva al ferro e va a fissare il più 4 per i giuliani.
31-27. Recupero di Pitonellandi. Baldasso a rimorchio, sbaglia la tripla. Ieri in semifinale si è fatto notare per alcuni canestri di pregevole fattura al numero 9 piemontese. Saccaggi va via Zakariev che lo trattiene. Time out chiesto da Agrigento. 31-27 il punteggio, 6-37 al termine del secondo quarto. E 37 al termine del secondo periodo. Da Berlino arrivano notizie di un'Italia in difficoltà a livello offensivo. 17-11 il punteggio e difesa non efficace contro i turchi che stanno segnando da fuori. Speriamo bene. Qui sbaglia da sotto Martin, rischia di farsi male ma succede nulla. È entrato anche Colonica nella pallacanestro Trieste. Sempre individuale la difesa, no, invece a zona la Fortitudo Agrigento, zona 2-3. Landi da fuori, sbaglia il jump, poi Martin si incatta e percorrisce da solo, viene anche disturbato forse da qualcuno dei suoi compagni di squadra. Fatto sta che Trieste resta in zona d'attacco. 6 minuti 3 secondi al termine del secondo quarto, 31 Trieste 27 Agrigento. Colonica, ribalta lato per Bossi, c'è Landi che taglia dal lato debole, la palla arriva a Colonica che spara una tripla frontale. Il capitano triestino. Più 7 Trieste, massimo vantaggio per i giuliani, 34-27, 5-45 al termine. Saccaggi. Saccaggi arriva al ferro, Landi non chiude. Con la necessaria esplosività e col necessario tempismo, Saccaggi realizza 2 punti per il meno 5. Sempre a zona Agrigento. Baldasso prova a bucarla. Pipitone. Gran passaggio per Landi, anche se capisce tutto Martin e parte di gran carriera in coast to coast, va a subire il fallo di Bossi. Ci saranno 2 tiri liberi per Kevin Tyrone Martin a causa del terzo fallo per Stefano Bossi. Bossi imposta l'azione, Colonica, c'è Canavesi sul post alto, poi Landi va a servire il custode del Palla Benedetti, chiedeva a Baldasso di tagliare e posizionarsi sul lato debole, Baldasso invece aveva altre idee. 34-30 punteggio, 4-59 al termine del secondo quarto.
4:55 al termine del secondo periodo, 34 chi difende, 30 chi attacca, Trieste maglia rossa contro Agrigento maglia bianca. Saccaggi è ispiratissimo stasera, piazza una tripla frontale che fissa a meno 1 il punteggio, con Agrigento che torna dunque a contatto con la formazione in maglia rossa. Coach Eugenio Dalmasson, Cronica spezza la prima linea difensiva, mette l'intimo Baldasso, Baldasso sbaglia da fuori, a rimbalzo Visentin e Canavesi lottano per la posizione, il fallo è del giocatore padovano visto nella passata stagione a Pordenone alla corte di coach Ciocca. Pordenone che ha rinunciato al campionato di Serie B, che dunque nel girone B sarà Monco. Dispiace vedere una piazza come quella di Pordenone azzerata. A proposito di Baldasso, che arriva da Moncalieri, proprio Moncalieri ha preso il posto di Pordenone. Eccolo Visentin, non riceve pallone, allora si sviluppa in transizione offensiva il gioco della Pallacanestro Trieste. Baldasso, Bossi da tre punti, movimento Djordjevic, sbaglia Bossi, il ribalzo di Martin che vola sulla testa di Coronica. Itherton contro Canavesi che ha posizione legale. Io non so bene cosa potesse fare Canavesi in questa circostanza meglio di quanto ha fatto. Non sono d'accordo con l'arbitro Vanni degli Onesti che dice: caro Canavesi, avevi le braccia basse. Ma invece secondo me Canavesi aveva posizione legale. Era Itherton che ha provato a infilarsi nel cilindro difensivo del giocatore triestino. Fatto sta che ci sono i tiro libero supplementare per l'americano. Tiro sbagliato, 36 Agrigento, 35 36 Trieste, 35 Agrigento. Baldasso non riesce a trovare la via del canestro, qui invece Coronica commette fallo ai danni di Morciano. Ah no, il fallo di Canavesi invece, commette fallo su Morciano. Cambio per Trieste, esce proprio Baldasso che non la mette da fuori, al suo posto Zakariev. Brutte notizie da Berlino, Turchia 24, Italia 13, non benissimo gli azzurri all'esordio nel campionato europeo. Mentre Morciano realizza il primo tiro libero a sua disposizione, Trieste ha esaudito il bonus. Due su due per Morciano, 37 Agrigento, 36 Trieste. Cronica tiene il perno, blocco verticale di Canavesi, Cronica va via a Morciano, sbaglia il suo tiro, poi lotta all'imbalzo, la palla resta in possesso, no, invece viene recuperata dall'ottimo lavoro di Visentin. Itherton si complica un po' la vita, ma poi sulla sirena dei 24 secondi sbaglia la tripla. 2 minuti e 25 secondi al termine del secondo periodo, Bossi in zingarata trova Canavesi sotto canestro, quest'ultimo segna e subisce anche il fallo di Visentin. Ci sarà il tiro libero supplementare per Matteo Canavesi. Il secondo fallo.
Manca al bersaglio il lungo Varesino. 2-13 al termine del primo tempo. Mocciano. Itherton gioco alto basso a servire Chiarastella, sul quale c'è il fallo di Colonica. Cambio per la Pallacanestro Trieste, esce Canavesi, rientra in campo Jordan Parks, numero 11 in maglia rossa. Su 2 per Albano Chiarastella. Colonica. Brandin. Brandin è entrato al posto di Bossi qualche istante fa. Parks non guarda il canestro. Allora serve Busani seduto in panchina. Non si intende con Landi. Ancora in fase di rodaggio delle squadre. Si vede che devono ancora conoscersi i giocatori. Tipica palla persa per mancanza di contatto visivo tra i compagni di squadra. Itherton contro Landi, tiene il perno, parte verso canestro, sbaglia ma subisce il fallo di Aristide, che aveva una posizione non ortodossa in difesa, baricentro troppo alto. Itherton ne ha approfittato per guadagnarsi due tiri liberi. Realizza solo il secondo tiro libero Itherton, e allora è 40 Agrigento 38 Trieste. Agrigento in zona fronte pari, anche se comunque abbastanza ricca di flottaggi. Landi in fadeaway da due punti, il tiro di Aristide Landi. 40 pari a un minuto dalla fine del secondo quarto. Chiarastella imposta l'azione offensiva della formazione di Franco Ciani. Saccaggi in allontanamento, fade away, uscita dal blocco a Ricciolo. Saccaggi, gran canestro. Occhio a Landi, che deve aver perso una lente a contatto con una spintone sotto canestro. Beh, se riesce ad applicarsi la lente a contatto così a secco, è una specie di cyborg Aristide Landi. No, ce l'ha fatta, incredibile. Grandissimo gesto di Aristide Landi, che comunque forse dovrà tornare in panchina. No, continua a giocare, grande Aristide. Cioè, ha preso la lente a contatto da terra, se l'è rimessa sulla pupilla. Beh, complimenti, io non ci sarei mai riuscito. 53 secondi al termine del secondo quarto, 40 Trieste, 42 Agrigento. Sarà Trieste ad andare verso la zona d'attacco appena l'arbitro Vanni degli Onesti riuscirà a mettere in gioco il pallone. Grazie. Zakariev sbaglia tiro da tre, ma Prandin è lestissimo e va a recuperare il possesso offensivo. Parks verso canestro, poggia il tabellone, sbaglia, poi lotta all'imbalzo e mantiene vivo il gioco d'attacco di Trieste, per cui è entrato Pecile al posto di Colonica. Zakariev mette in ritmo Prandin, da tre punti Bobo, Prandin manda avanti di uno a Trieste. 7 secondi al termine, 5 secondi, 4, deve andare al tiro Martin, prova a farlo da tre punti. Sbaglia Martin e allora le squadre vanno negli spogliatoi a fine primo tempo sul punteggio di Trieste 43, Agrigento 42.
Secondo tempo al palazzetto dello sport Manlio Benedetti di Udine, la finalissima della Basketball Summer League 2015, trofeo Molent in palio tra la Pallacanestro Trieste e Maglia Rossa e la Fortitudo Agrigento e Maglia Bianca. 4-3-4-2 per Trieste dopo i primi 20 minuti. Dall'altra parte Agrigento sbaglia il tapping con Etherton e quindi è sempre 4-3-4-2 il punteggio. Landin, Zakariev mette in ritmo Landi. Landi sbaglia dall'angolo da tre punti. La palla è sempre per Trieste perché Chiara Stella non riesce a controllare il pallone. Quintetti su perché. Agrigento in campo con Martin Etherton, Chiara Stella, Saccaggi e Morciano, mentre Trieste gioca con Zakariev, Pecile, Parks, Landi e Prandin, sempre a zona 2-3 la Fortitudo Agrigento. Zakariev deve andare al tiro perché stanno scadendo i 24 secondi, si apre Landi per la tripla, gli Aristide Landi. È andato a cercare spazio Landi per evitare di dover battagliare in post basso. Adesso recupera Trieste un altro pallone grazie a Zakariev. No, anzi, la palla resta in possesso a Agrigento. Chiara Stella da tre punti, saltano completamente i meccanismi difensivi di Trieste e ne approfittano i siciliani per tornare a contatto. 4-6-4-4, Landi sulla linea di fondo, Parks accerchiato da maglie bianche, la palla resta per Trieste. Da tempo gli aggiornamenti da Berlino danno un'Italia in ripresa dopo un primo tempo molto difficile contro i turchi. Parks viene stoppato da Martin e adesso Agrigento ha l'opportunità di pareggiare o di andare addirittura in vantaggio con un tiro, un gioco da tre punti. Etherton trova Martin che scocca la tripla dopo però aver calpestato la linea laterale, quindi palla persa per la Fortitudo. Zakariev da tre punti sbaglia, rimbalzo per Chiara Stella, altra transizione offensiva siciliana. Etherton, azione di passi di Etherton che comunque si piglia al centro area, sbaglia il semigancio. Prandin, Pecile, chiuso Pecile, si cambia lato. Adesso Zakariev, passaggio difficile di Parks verso Pecile che con maestria riesce a mantenere in attacco la pallacanestro Trieste. Pecile da tre, sbaglia Sunshine e allora Agrigento ci riprova, sempre meno due la formazione di Franco Ciani. Etherton da tre punti, da due punti Etherton aveva la luce sulla linea dei 6,75. Parità quota 46. Prandin prova a bucare la zona
siciliana con una tripla che viene respinta da Ferro, e bravo Zakariev a garantire un altro possesso per Nici di prova, sempre dalla stessa posizione, anche stavolta padella sul primo Ferro. A rimbalzo però c'è il fallo di Carastella ai danni di Aristide Landi, mentre Prandin esce sostituito da Bossi. Prandin abbastanza nervosetto torna in panchina, anche se viene incitato dai suoi compagni. 14 secondi in attacco per Trieste. Pecile muove la difesa, va a cercare il, soprattutto il fallo di Saccaggi. Per Saccaggi è il fallo personale del numero 1. Rimessa in zona d'attacco per Trieste. Nel frattempo Talmasson sostituisce Landi con Canavesi. Parks dall'angolo sbaglia jumper, rimbalzo per Morciano. Saccaggi cerca subito Etherton sotto canestro, Canavesi sta con lui, anche se poi commette fallo abbassando il braccio sul tentativo di Etherton di proiettarsi al canestro. Rimessa in zona d'attacco per Agrigento, terzo fallo per Canavesi. Bossi, Parks, Bossi, tutta chiusa la difesa argentina, allora deve inventarsi dal palleggio Zakariev un tiro appoggiando al tabellone, sbaglia Zakariev, più due Argento, palla in mano, Saccaggi imposta l'azione. Chiarastella contro Parks, paio di finte per Chiarastella che voleva anche il fallo. Zakariev decolla, appoggia il tabellone, sbaglia sfortunato, ma Pax col tapping timbra la parità, quota 48, 5 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto. Etherton gli ruba il pallone Zakariev, poi viene servito in contropiede da Bossi che ha la lucidità di far viaggiare il compagno bulgaro. Più 2 Trieste, 5-0, 4-8, 4-40 al termine del terzo quarto. Chiarastella dal palleggio, Saccaggi va via a Bossi, poi serve ancora Chiarastella, gran posizione da parte di Etherton e ottimo passaggio di Chiarastella, schiacciato nel cuore del pitturato, 50 pari. Pecile da tre punti, sbaglia ma Parks a rimbalzo non tagliato fuori, inchioda una schiacciata in tapin che ridesta dal torpore il pubblico del Parabenedetti. 52-50, 3-50 al termine del terzo quarto. Dall'altra parte va Morciano a realizzare, quindi resta in parità la partita, 52 pari. Pecile, Canavesi, ancora Parks sotto canestro, trova Zakariev che fa saltare tutta la difesa siciliana, va a guadagnarsi due tiri liberi.
Tanto a Berlino, punteggio di fine primo tempo è Italia 42, Turchia 51. Siamo precisi ai tiri liberi, queste le informazioni che mi arrivano da Berlino. Precisi ai tiri liberi, un po' meglio in difesa nel secondo quarto. Ma Italia ancora ben lontana dal giocare come vorrebbe Pianigiani, come vorrebbe la tifoseria, gli appassionati di basket italiani. Nel frattempo Zaccariev in lunetta per i tiri liberi, realizza entrambi i personali a sua disposizione, più 2 Trieste, 5-4, 5-2. Canavesi va a realizzare da sottomisura. Subendo anche il fallo. Secondo fallo per Chiara Stella. Trieste più 4, 5-6, 5-2. Time out chiesto da Franco Ciani. Dopo il time out si riprende con Matteo Canavesi in lunetta per i tiri liberi, il tiro libero a disposizione perché era un canestro valido più fallo, più 5 Trieste, 5-7, 5-2, 2-50, termine del terzo quarto. Chiara Stella contro Parks, mette in ritmo Martin dall'angolo, la tripla sbagliata da parte dell'americano, ma resta in attacco Agrigento, sempre contro la difesa individuale triestina. Palla arriva a Visentin che disinvolto si gira per un gancio sinistro, tiro sbagliato, Canavesi si coordina in una situazione tecnicamente abbastanza scabrosa per un lungo della sua stazza, messo un po' in difficoltà da Prandin che gli ha servito un pallone non granché giocabile. Resta in zona d'attacco Trieste, 17 secondi al tiro a disposizione per chiudere l'azione per Trieste. Prandin non aspetta 117 secondi, sbaglia il tiro dal gomito dell'area e a rimbalzo c'è il fallo di Parks ai danni di Martin. È entrato Capitan Colonica nelle fila triestine. Ora Trieste chiuderà il terzo periodo con Parks, Colonica, Canavesi, Baldasso e Prandin in campo. Martin va via proprio a Colonica. Secondo fallo per Colonica. Entrambe le formazioni hanno ora esaudito il bonus, 2 minuti al termine del terzo quarto. Saccaggi Martin, ci sarebbe il blocco di Chiara Stella che rimane in zona per un eventuale scarico. Martin invece va di passo e tiro, subisce il fallo di Jordan Parks. 2 tiri liberi per Tyron Martin. Non è sentito, no, un, cioè, chiedono i
27. Sbaglia Martin il tiro libero, ma resta in attacco Agrigento con Chiarastella. Brandin, Colonica a tre punti, sbaglia il tiro, ma Brandin ha rimbalzo offensivo, regala un extra possesso a Trieste. Per Agrigento Franco Ciani garantisce un po' di extra riposo a Saccaggi, torna in campo Etherton. Prandini lunetta con i tiri liberi, realizza il primo. Realizza anche il secondo, Trieste resta più 4, 5-9, 5-5, un minuto e poco più al termine del terzo quarto. Etherton dal palleggio contro Pipitone, virata di Etherton, commette infrazione di passi. Non convintissimo, il giocatore col numero 43 in maglia bianca. Torna in attacco Trieste, 50 secondi al termine del terzo quarto ovviamente. Palla in mano con 4 punti di vantaggio la formazione giuliana. Prandin sotto il blocco di Pipitone, si avvicina al canestro, mette in ritmo Canavesi che va in palleggio verso il tiro come il numero 3. Voleva anche un fallo e forse aveva anche ragione Canavesi. È già dall'altra parte Agrigento con Martin che si proietta al canestro, si butta dentro con le 4 ruote motrici di cui dispone, va a guadagnarsi il fallo di Pipitone. Due tiri liberi per Kevin Tyrone Martin. Segna solo secondo tiro libero Martin, meno 3 Agrigento, 23 secondi, ora ci sono 5 secondi di discrepanza tra il cronometro di 24 e quello della partita, quindi Trieste non può andare fino in fondo. Baldasso, un velo di Pipitone che poi tiene il perno, sbaglia ma lotta ancora Pipitone, non c'è luce sopra di lui, riesce comunque a lucrare un fallo di Etherton, che secondo me anche in questo caso come in precedenza era capitato a Canavesi, aveva posizione legale, ma c'è un fallo al numero 43, dunque Pipitone va in lunetta con i tiri liberi a 6 secondi e 88 centesimi al termine del terzo quarto. Sbaglia Pipitone, secondo tiro libero, transizione veloce da parte di Agrigento che va al tiro con Morciano alla sirena del trentesimo. Terzo quarto che va in archivio sul punteggio di Trieste 6-0, Agrigento 57. Quarto periodo al Palasport Benedetti in campo per la finalissima della Basketball Summer League 2015, trofeo Molent, la pallacanestro Trieste in maglia rossa e la Fortitudo Agrigento in maglia bianca, 6-0, 5-7 più 3 Trieste dopo i primi 30 minuti. Sbaglia Visintin il primo tiro a
pochettino del quarto periodo. Dall'altra parte Landi dal gomito dell'area realizza il più 5 triestino, 6-2, 5-7. Itterton spara una tabellata senza costrutto da tre punti. Prandin da quella posizione lì prima o poi segnerà. Sbaglia Prandin, ma vola a rimbalzo Pipitone che timbra il tapping del più 7, 6-4, 5-7. E Prandin torna in panchina dicendo ragazzi, io ci provo, prima o poi mi entrerà dentro anche la tripla da quella mattonella lì. C'è proprio il nome Prandin impresso sul parquet. 8-54 al termine, time out chiesto da Franco Ciani. Dopo il time out in campo Trieste e Agrigento, più 7 Trieste. Adesso Agrigento rientra bene dal timeout, c'era un fallo grande come il palazzetto Benedetti a Danny di Visintin, non avvisato dagli arbitri. Landi da tre punti a rimorchio, Landi sbaglia, lotta all'imbalzo Pipitone, ma la palla è di Tyrone Martin. Chiara Stella, Etherton in post basso contro Pipitone. Buona difesa di Pipitone che costringe Etherton a forzare un tiro sbagliandolo. Baldasso, Landi, Prandin sotto il velo di Landi. Prandin attacca il canestro, si infila nel pertugio e va a appoggiare il layup del più 9 triestino, 6-6, 5-7. Questo è il massimo vantaggio per la formazione di Eugenio Dalmasson. Ancora Etherton contro Pipitone. Frana per terra Etherton. Con Franco Ciani che protesta un po' con l'arbitro. Etherton credo che non abbia nulla di gravissimo. Difatti si rialza, però la sberla l'ha presa. Si rialza Etherton, sofferente alla zona lombare destra, però insomma è in grado di ricominciare a giocare. Infatti va in lunetta per i tiri liberi. No. Infatti torna in panchina Etherton, al suo posto in campo Morciano. 6-6 Trieste, 5-7 Agrigento, 7-35 al termine. C'è Morciano che dovrà amministrare i tiri liberi guadagnati da Etherton. Ronica va a cancellare il secondo tiro libero di Morciano, però sa tanto di infrazione, di interferenza, l'intervento del capitano triestino. Trieste in zona d'attacco con 14 secondi a disposizione per andare al tiro. Landi, Prandin, viene intercettato il suo passaggio verso Baldasso da Morciano che si invola in contropiede, non riesce anche a tirare ma subisce comunque il fallo di Baldasso.
per il numero 9. Adesso non fanno. Mociano continua a sbagliare i tiri liberi. E 17 al termine del quarto periodo. Finalmente il numero 15 siciliano realizza un personale. 6-6-5-8 più 8 per la pallacanestro Trieste in attacco con Pipitone. Baldaccio. C'è il fallo di Pipitone che vanifica la buona azione offensiva che aveva stava orchestrando Baldasso. Per Pipitone, quinto fallo. Al suo posto in campo Matteo Canavesi, numero 13. Chiara Stella, Martin a tre punti, sbaglia Tyron Martin. Palla è comunque per Vicentin che sta lontano sotto canestro. Il problema è che poi Landi intercetta il pallone, si invola in contropiede, poi non si coordina e Agrigento può recuperare un possesso. Vicentin contro Canavesi. Vicentin, paio di finte, un semigancetto sbagliato da Vicentin. Ci ha provato, si è preso l'iniziativa. Colonica, mette il rimbalzo Landi da tre punti. Landi sbaglia, il rimbalzo è sempre per Vicentin, sul quale c'è il fallo di Canavesi. E questo quarto fallo di squadra per Trieste, che dunque raggiunge il bonus. Rientra Zakariev al posto di Baldasso. No, non doveva uscire Baldasso, doveva uscire Colonica. Che si prende la ramanzina di coach Dalmassoni in panchina, Andrea Colonica. Vicentin alto basso verso Martin che ha posizione sotto canestro. Zakariev però gli oscura la vallata. La palla arriva in mano a Prandin che si invola in contropiede. Baldasso sulla corsa. Baldasso si coordina sotto mano rovesciato, mentre continua Dalmasson a riprendere Colonica. Vicentin in post basso contro Canavesi. Cosa Vicentin? Serve fuori la palla a Chiara Stella. Stabek, tre punti di Albano. Chiara Stella. Tre punti per il meno 7 agrigentino. 6-8-6-1. Ultimi 5 minuti di questa partita che vale la finale del Basketball Summer League Trofeo Molent. Saccaggi da tre punti, Saccaggi sfortunato, la palla entra ed esce, la palla è per Baldasso. Zakariev, Landi che arriva a rimorchio, sul gomito dell'aria c'è Canavesi, Zakariev mette in volo Baldasso dall'angolo, Baldasso tre punti, do al termine di una pregevole azione offensiva con circolazione di palla da parte di Trieste, più 10. Vantaggio in doppia cifra, reiterato per i giocatori di Dalmasson. Martin prova a metterci una pezza, sbaglia una volta, sbaglia anche il tapping. Baldasso, alto recupero che manda in contropiede Zakariev, il quale appoggia il tabellone, il più 12 a 3,50. Adesso
prove di fuga decisiva per quanto riguarda la pallacanestro Trieste. Vediamo se Agrigento avrà la forza e la determinazione, oltre che le energie, per provare un recupero. Gran passaggio di Saccaggi per Visintin, schiacciato per terra con palla dietro la schiena. Due punti per Vittorio Visintin, zona 2-3 per Agrigento. Landi buca con un'inflazione di passi in partenza che vanifica poi il canestro realizzato dal numero 15 triestino. E allora Franco Ciani prova con un time out a 3 minuti e 28 secondi al termine a scuotere i suoi. Ora va o la spacca per recuperare 10 punti di svantaggio. Dopo il time out, Agrigento in attacco con 10 lunghezze da recuperare, 3 minuti e 25 secondi al termine. 7-3 Trieste, 6-3 Agrigento. A Berlino invece l'Italia è arrivata a meno 6, facendo sentire il fiato azzurro sul collo dei turchi. Non sono sicuro che fosse esattamente questa l'azione voluta da Franco Ciani durante il time out. Attacco a testa bassa, uno contro tutti di Tyrone Martin. E palla persa dai siciliani. Stavo notando che nel secondo tempo non è più entrato Evangelisti nelle fila agrigentine, per cui scelta di Ciani, che mi sembra sano e arruolato Evangelisti, proprio una scelta tattica. Ambiente abbastanza rilassato al Pala Benedetti, c'è più gente al bar a vedere la partita dell'Italia in diretta piuttosto che questa finalissima, ma mi sembra anche una cosa logica. Zakariev, Parks, Branding buca la prima linea difensiva, serve sulla linea di fondo Canavesi, quest'ultimo si coordina e piazza il canestro del più 12, 7-5-6-3, 2 minuti e 45 secondi al termine. Ancora un errore a Risentino, sbaglia anche Tappin Visentin. Ancora attacco per Agrigento. È messa in zona d'attacco per Agrigento. 10 secondi per andare al tiro a disposizione dei siciliani. Visintin, non c'è spazio da quella parte lì, allora serve Chiarastella oltre l'arco del 6,75 sul lato debole. No, era da 2 invece, anche Chiarastella aveva il piedone sull'arco del 6,75. Meno 10 Agrigento. Canavesi, metteremo Prandin in posizione frontale. Prandin, alta padella di Bobo, che proprio stasera non vuole prenderci dall'arco. Saccaggi da 3, sbaglia anche lui e al rimbalzo c'è il fallo di... no, c'è un fallo tecnico. No, nessun fallo. L'arbitro Bartoli ha preferito interrompere il gioco per asciugare il parquet. Il problema è che nessuno ha asciugato il parquet e lui ha detto vabbè, riprendiamo a giocare. Complimenti. Intanto ci si prepara già per le premiazioni. Trieste più 12, entriamo negli ultimi due minuti di questa finalissima della Basketball Summer League. Zakariev servito da Parks. Altri due per Zakariev, più 7-7-6-5. 1 minuto e 35 secondi al termine. Visintin contro Canavesi, fallo di quest'ultimo, due tiri liberi per Vittorio Visintin. Quinto fallo per Canavesi, rientra in campo Aristide Landi al suo posto e Trieste è sul parquet con Landi, Prandin, Zakariev, Baldasso e Parks, mentre
Agrigento è super che con Morciano, Chiara Stella, Visintin che sbaglia il libero, Martin e Saccaggi. Sbaglia anche il secondo tiro libero Visintin. 90 secondi al termine. Baldasso a zona Agrigento. Landi trova Parks, taglio a centro area, sbaglia l'americano, preso anche un colpo in faccia. Anche se prova a proseguire, preso un colpo all'occhio sinistro, alla tempia sinistra Parks. Forse il classico dito nell'occhio. Scena interessante, davanti alla panchina triestina, il ragazzo con il ghiaccio era partito verso Parks con il ghiaccio in mano, pronto a intervenire, e coach del Massogna ha detto: ehi, fermati lì, sarò io a dirti di entrare oppure no, stai tranquillo. Pacca sulla schiena al ragazzo, abbastanza tapirato, che si torna a sedere in panchina, e Parks accecato all'occhio sinistro. Nel frattempo Chiara Stella realizza i personali a sua disposizione, 7-7-6-7. E Parks si fa perdonare gli errori precedenti andando a realizzare il canestro del più 12, Morciano dall'angolo. Penso da due. Trentasei secondi al termine. 7-9-6-9. Zakariev dal gomito dell'area. Palleggio destro e tiro. Canestro del bulgaro col numero 14. 8-1-6-9. Festeggiano i tifosi triestini sulla tribuna del Parabenedetti. Saranno gli ultimi due possessi per Agrigento, con Martin che ci regala un'azione di potenza fisico-atletica e anche di coordinazione. Brandin decide di addormentare il gioco e dunque Trieste si aggiudica la 13ª Basketball Summer League, battendo in finale per 81-71 la Fortitudo Montada Agrigento, dopo aver sconfitto in semifinale i croati dello Skrljevo, mentre Agrigento in semifinale aveva battuto il padrone di casa della GSA Udine. Dal Parabenedetti un saluto, un ringraziamento ad Alberto per le immagini e la diretta streaming, un arrivederci sulle frequenze di fvgsportchannel.com. State sempre sintonizzate sul nostro canale perché avremo tantissimo basket da qui per tutta la stagione 2015-2016. Grazie a tutti, ciao a tutti.